Ciao, questo è il secondo capitolo sulla trasformazione di un iMac del 2010 in un monitor. Se non l'hai visto, trovi il video qui sotto in descrizione. Volevo fare qualche precisazione sull'ultimo video che ha avuto un discreto successo e ringrazio tutti quanti quelli che si sono iscritti. Molti mi hanno chiesto perché non gli ho semplicemente ridato vita, perché non l'ho semplicemente aggiustato. Io non sono sicuro che sia l'alimentatore il problema, è una mia ipotesi. Nel momento in cui ho dovuto prendere una decisione in merito a ripararlo oppure no, in realtà la riflessione è stata questa. Consuma tanto, consuma davvero tantissimo, ha sempre consumato tanto, ha sempre scaldato come un dannato. Quindi mi ricordo di aver misurato i consumi quando era ancora in vita e consumava circa 200 watt, che non sono pochi, per scaldare l'aria fondamentalmente. A livello di potenza di calcolo non ce la fa. L'ho usato per un periodo come monitor secondario quando era ancora funzionante, con il tasto Alt F2 mi sembra, per farlo passare in modalità monitor appunto, ma deve essere col sistema operativo acceso funzionante e probabilmente utilizza la scheda grafica, fatto sta che scaldava come un dannato anche solo facendo da monitor. Adesso i consumi sono nettamente migliorati, parliamo di 50 watt quando è acceso e quando va in standby circa 2 watt, anche leggermente meno. Non è più un consumo esoso, è un monitor secondario, quindi non è il monitor che ho davanti dove ci metto il mio lavoro. È un monitor dove ci metto le cose, le email, altre finestre che mi interessano meno. Lo tengo anche più distante, quindi non mi accorgo neanche che non è un display, diciamo, retina in alta definizione come è questo qua, che è un 4K. Questo qui è un 2K e mezzo, ma lo tengo più lontano, quindi non me ne accorgo. Io mi sono proprio divertito a smontarlo. Fa parte della mia filosofia quella di intanto la curiosità di smontare le cose per vedere come funzionano, che ho sempre avuto e che condivido con tantissime altre persone, e l'idea di riciclare, di ridare vita a un oggetto che può ancora funzionare, che può ancora fare qualcosa, anche se cambiandone appunto l'utilizzo, cercando di mantenere solo la parte che davvero funziona bene, che in questo caso è il monitor. Ho dovuto tenere le casse audio perché fanno da supporto al pannello del monitor. Giustamente qualcuno mi ha scritto perché non provi a ricollegare anche l'audio. È qualcosa che si può provare a fare ed è quello che farò in questo video. I risultati sono relativi perché sono comunque delle cassettine audio da pochi watt. Però ho trovato il modo di collegarle e vediamo com'è andata. Riapriamo con le ventose il Mac trasformato in monitor. Estraggo il pannello facendo attenzione a non tirare i cavi. Questa è la disposizione delle schede. Il cavo HDMI è collegato direttamente alla scheda e passa per il foro che ho praticato nella griglia della ventola. Guardando la scheda si può vedere un ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Vado quindi a guardarmi sul sito di AliExpress dove ho comprato la scheda lo schema delle porte. Peccato che sia sbagliato, infatti sono segnati due connettori al contrario. Cerco ancora e trovo altre immagini con lo schema, in una di queste leggo headphone. Troppo facile? Verifico in 10 secondi. Collego un paio di cuffie e provo a vedere se c'è segnale audio. Assolutamente niente. Cerco ancora altri schemi e capisco che quello è un ingresso, ma dallo schema vedo che c'è un connettore per gli speaker. Posso attaccarli direttamente? Se avessi un connettore sarebbe più semplice. Decido allora di guardare dall'altra parte della scheda per collegarmi direttamente ai pin del connettore. Effettivamente ho anche la conferma dell'uscita audio indicata dalle lettere L ed R abbinate a P e N che stanno per positivo e negativo. Decido quindi di collegare quattro fili colorati direttamente ai pin di uscita, una piccola saldatura, niente di difficilissimo. Verifico anche di aver fatto le cose correttamente con un test della continuità. Se suona, fanno contatto. Decido quindi di collegare un mini jack da 3,5 femmina per poter verificare l'uscita audio su due vecchi auricolari. Ricollego quindi il tutto,
attacco i connettori, la mascherina di protezione e la scheda. Alimentazione, segnale audio-video, collego quindi gli auricolari e c'è musica. Ma stacco prima di spaccare gli auricolari, in quanto il segnale è molto forte per loro. A questo punto passo alle casse audio, che estraggo e ripulisco dalla polvere. Presentano un piccolo connettore che purtroppo non è come quello che si collega alla scheda, quindi li taglio via. Ora, gli altoparlanti sono due per ogni cassa, uno per gli alti e uno per i bassi. Su ogni speaker, quindi, spelo i fili e faccio un test di continuità per capire quali siano. In realtà i due negativi sono neri e i due positivi sono grigi. Li collego quindi a coppie insieme, giusto per fare un test audio. L'audio funziona, ma fa veramente schifo. È necessario mettere dei crossover. Questi due li ho recuperati anni fa da delle casse in discarica. Sono pure diversi. Sono sicuramente sovradimensionati, ma finché funzionano sono a costo zero. Il loro compito è dividere le frequenze, mandando le alte frequenze ai tweeter, le basse ai woofer. Per capire quindi quali siano i cavi relativi, provo con una pila da 9 volt e vedo quale dei due speaker si muove. È facile riconoscerli anche dal suono che fanno. Con delle etichette cerco di mantenere tutto organizzato. Stacco quindi i vecchi cavi dai crossover e attacco quelli delle casse del Mac. Collego quindi l'ingresso audio e il primo è fatto. Il secondo è di forma leggermente diversa, ma il concetto è esattamente uguale. Scollego i cavi, ricollego i cavi, esattamente come l'altro. Ecco che un primo test mi conferma di averli collegati bene. Ora voglio isolare i circuiti, in quanto non avendo un alloggiamento preciso, rischiano di fare contatto con la cassa in alluminio del Mac. Decido quindi di imbustarli per ulteriore sicurezza. Questo sacchettino di Pluriball fa il caso mio, un altro po' di plastica e un po' di scotch. E procedo con l'alloggiamento. Per fortuna c'è tanto spazio. Incastrate le casse, sistemo meglio i cavi e ricollego il tutto. E rimetto in sede il monitor che con grande soddisfazione rientra sempre alla perfezione. Il vetro torna in sede con il suo clack e la sensazione è quella di un lavoro ben fatto. Questo è l'audio del Mac Studio a una distanza di 10 cm. Questo è l'audio dell'iMac. Purtroppo il volume si regola soltanto con il pannellino sottostante, in quanto non funziona la regolazione via software del livello dell'audio sull'HDMI. La qualità non è come quella originale dell'iMac, che aveva una scheda amplificatore con relativi crossover dedicati e tarati proprio su queste casse. Però, rispetto all'altoparlante integrato del Mac Studio, è già un enorme salto in avanti. L'audio si accende quando si accende il monitor e non devo collegare altre casse esterne. Inoltre per me è stato totalmente gratis. In ogni caso, comunque, ho in progetto un sistema per l'audio da scrivania, ma di questo vedrete il video quando sarà. Questa serie sul Mac non è finita, in quanto c'è un ultimo piccolo capitolo da realizzare, la webcam, ma la vediamo nel prossimo video. Come sempre, se ti è piaciuto fammelo sapere, i commenti sono sempre molto apprezzati. E se vuoi vedere altri video, iscriviti.